La mina toponomastica, 1984, intervento in consiglio provinciale. Penso che il tema della toponomastica sia in questo momento il luogo deputato delle contraddizioni etniche, un punto di fuoco al quale viene portato dell'altro fuoco da entrambe le parti. Il tiro alla fune avrebbe quasi degli aspetti ridicoli se non fosse molto pericoloso per il destino della convivenza tra i gruppi linguistici. Voglio dire che se non si guarda con un atteggiamento di rivendicazione a questo tema, si può anche usare ironia, superiorità nell'esaminare questi toponimi spesso così goffi, ma ai quali magari una parte della popolazione sudtirolese si è abituata. Il voler far pulizia ora di tutto ciò che di assurdo e ridicolo o semplicemente arbitrario vi è nella toponomastica italiana avrebbe senz'altro un significato parzialmente di esclusione nei confronti della popolazione italiana. Io credo veramente che se ci trovassimo oggi a dover decidere se introdurre toponimi italiani in Alto Adige, non ci sarebbe nessun italiano al quale verrebbe in mente un'operazione di questo tipo. Tutti userebbero tranquillamente i toponimi tedeschi, probabilmente storpiando a volte la pronuncia, magari italianizzandoli un po' sul finale. Però certamente a nessuno verrebbe in mente di fare questo tipo di operazione. Sono passati tanti anni. Un'operazione radicale in questo campo avrebbe senz'altro un potere di esclusione nei confronti degli italiani. Penso che la competenza che alla provincia viene attribuita in questo campo può essere anche utilizzata in maniera difensiva e non aggressiva, cioè nel difendere una situazione e nel non imporre dei cambiamenti che potrebbero rendere più insicuro il gruppo linguistico italiano.